Rettrice, che emozione! Allora, buongiorno a tutti e benvenuti e do subito la parola alla magnifica rettrice, professoressa Antonella Polimeni, che è qui seduta al mio fianco, che già ringrazio, ma ringrazierò anche dopo. Grazie, preside Marci. Buongiorno a tutte e a tutti, autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti. La Sapienza oggi presenta la prima del documentario Se non ora quando, titolo assolutamente evocativo, l'evento che va ad aprire proprio il primo convegno della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dal titolo Voci e sguardi sulla città, interpretazioni a confronto. Questo documentario che è stato ideato dalla collega Marina Ciampi, nostra docente, con la regia di Carlo Boni, è stato girato nella nostra capitale, proprio nel pieno della pandemia, e va proprio a testimoniare tutti gli aspetti di assoluta straordinarietà che si sono rivelati sul piano urbano, sul piano sociale, economico e sul piano umano. E questa, la forza visiva delle immagini è potenziata da una voce di eccezione, il professore Ferrarotti, che qui ringrazio, al quale quest'Aula tributa un applauso affettuoso. Appunto, la voce narrante del professore Ferrarotti è accompagnata dalla preziosa descrizione di testimoni che sono privilegiati nell'ambito della cultura, dell'arte, dell'istruzione, delle forze di polizia, della religione e delle strutture assistenziali che così tanto hanno dato e stanno dando in questa pandemia e che credo meritano un altro applauso. E tutte le immagini, poi specialmente quelle che sono relative al nostro Ateneo, ci riportano alla memoria un momento assolutamente complesso, un momento difficile da gestire, sia dal punto di vista emotivo, ma anche da quello organizzativo e più squisitamente organizzativo. Quindi il documentario non solo dà una testimonianza dell'eccezionalità di un periodo che ha stravolto in maniera assoluta il nostro modo di abitare, di vivere lo spazio urbano, ma legge e indaga, perché voglio ricordare che questo documentario nasce da un progetto di ricerca nazionale della professoressa Ciampi e quindi è proprio il template di come la ricerca sia poi lo stimolo a prodotti che come questo oggi andiamo a presentare. Quindi legge e indaga tutte le trasformazioni di stili di vita, va a registrare e documenta soprattutto in modo filmico tutte le potenzialità della ripresa sociale. E proprio su questo piano, quindi, il documentario ci dà l'occasione di andare a ripensare il modo in cui Sapienza, grazie veramente all'impegno di tutti, del personale, dei docenti e la collaborazione dei nostri studenti, sia riuscita a gestire l'emergenza. Pensiamo solo alla velocità con cui, anche grazie al sostegno che il Ministero dell'Università ha dato per l'adeguamento di aule e spazi per la didattica a distanza, siano state, diciamo, virate tutte le modalità della didattica nella prima fase della pandemia. E questa esperienza sicuramente ci ha lasciato e ci lascia un'eredità che può far pensare alla didattica a distanza ancillare per alcuni moduli didattici. Certamente, e qui lo ribadiamo ancora una volta, l'università è presenza, l'università è scambio tra docenti e studenti, tra docenti e docenti, tra docenti e studenti e personale tecnico-amministrativo. Quindi sicuramente il nostro Ateneo ha risposto in maniera efficace, ha offerto servizi, ma appunto la nostra è soprattutto una comunità. Questa pandemia ci ha fatto
comprendere proprio le difficoltà che hanno incontrato tutte le nostre studentesse e tutti i nostri studenti per la mancanza di una vita universitaria. E oggi, grazie ancora alla campagna di vaccinazione che continua e che Sapienza ha supportato anche offrendo alle proprie studentesse e ai propri studenti delle giornate dedicate per l'erogazione della dose booster, le attività in presenza comunque sono state ripristinate, però certamente siamo stati obbligati a cambiare alcuni strumenti. Quindi noi dobbiamo prendere il buono di questa esperienza, ma non dobbiamo mai perdere il valore della vita della comunità accademica, e su questo ci stiamo veramente impegnando tutti e tutti insieme. Ecco, queste brevissime considerazioni ci riportano al documentario, come proprio la testimonianza di un momento storico che ci ha visto partecipi come comunità accademica, come cittadini, cittadini e poi come singole persone di un processo di riorganizzazione responsabile. Questo è un termine che voglio sottolineare con forza. Responsabili nella nostra vita sociale. E quindi sono veramente molto contenta e orgogliosa che una sociologa, una docente del nostro Ateneo, ci dà oggi una vera occasione per riflettere con gli strumenti della ricerca visuale sulle condizioni sociali che sicuramente sono andate a trasformare il nostro modo, ancor prima proprio di percepire e andare a configurare la realtà, e di riportarci con un percorso emotivo attraverso proprio le immagini che tra poco vedremo, a delle risonanze psicologiche che ancora oggi, in maniera cosciente o incosciente, vanno proprio a tratteggiare l'organizzazione di vita all'interno della quale organizziamo la nostra quotidianità. E il tema della fragilità psicologica è un'altra delle grandi emergenze che questa pandemia ha esaltato. E Sapienza in questo strategicamente ha appostato delle risorse dedicate per rinforzare il counseling psicologico a tutta la nostra comunità, perché se è vero che la pandemia ci ha isolato, ci ha in certe fasi proprio rinchiuso all'interno i muri delle nostre case, i confini degli stati nazionali, ma in ogni caso ci ha tenuto insieme, no? Come dire, legati a un destino che in quanto persone non possiamo più non sentire veramente come un destino comune. Quindi se riusciremo a uscire da questa situazione difficile, comunque nel bene o nel male lo faremo tutti insieme, no? E non richiudendoci nei nostri singolari egoismi, nei quali insomma spesso siamo attratti, ma affidandoci e aprendoci a quella che è una nostra comune responsabilità. Vi ringrazio per l'attenzione e grazie per essere qui in Sapienza. Allora, grazie rettrice, e invito al Legio Monica Lucarelli, l'assessore alle attività produttive e alle pari opportunità di Roma Capitale. Grazie. Buongiorno a tutti, sono qui per portare anche i saluti del nostro sindaco Roberto Gualtieri, che non ha potuto essere qui presente, insieme alla mia collega di giunta Sabrina Alfonsi. Siamo fortemente impegnati proprio anche per lavorare su questa nuova realtà che tutti in qualche maniera stiamo vivendo, perché così come l'università si è trovata ad affrontare in un momento molto breve, ristretto nel tempo, ad affrontare una realtà totalmente diversa, questo vale ovviamente anche per noi che abbiamo oggi il compito di amministrare una città che è profondamente diversa e profondamente cambiata rispetto a come era 2 anni fa. Le immagini di una città vuota verranno sicuramente fuori dal documentario, senza auto, senza turisti, senza rumore,
e forse troppo spesso senza lavoro, un lavoro che stenta ancora a dover tornare per tutti quanti. Sono impressi nelle menti di tutti i fotogrammi di Roma durante il lockdown. Sono passati 2 anni da quando nella nostra città sembrava che avessero schiacciato il tasto pausa. Tutto fermo, tutto come veramente in un freezer, di un'immagine di uno schermo, e ci siamo dovuti abituare a guardarci attraverso quello schermo, e non è la stessa cosa. Io ho visto i miei figli che sono adolescenti, la mia piccola che aveva 7 anni, proprio a doversi, diciamo, relazionare in una maniera totalmente diversa, dove mancano quella, diciamo, energia che viene anche semplicemente dal fatto di essere uno di fronte all'altro. E quindi negli ultimi 700 giorni le nostre vite sono totalmente rivoluzionate. È cambiato appunto il modo di rapportarci con gli altri, il modo di divertirci. Abbiamo cercato di trovare delle strategie diverse, alternative, la chiamata, le call, i pranzi con il computer per cercare di essere tutti quanti insieme, le famiglie, la Pasqua, l'anno scorso il Natale. Insomma, veramente è stato molto difficile. E la crisi è stata e continua a essere profonda. Prima abbiamo avuto la crisi sanitaria, oggi accanto a quella sanitaria che comunque sta per fortuna evolvendo anche grazie a una campagna di vaccinazione molto seria e molto importante, e c'è una crisi economica che sta seguendo quella crisi sanitaria, e purtroppo avremo degli strascichi comunque per molto tempo ancora. Dal primo lockdown però ci sono state delle evoluzioni, perché come in tutti i momenti di grande, di grande fragilità e di grande rottura rispetto al passato, si creano anche delle opportunità, e noi su quelle oggi ci dobbiamo concentrare. Le vendite online, per esempio, hanno avuto un'impennata pazzesca, hanno cambiato totalmente il modo di approcciare al mondo del commercio. La didattica a distanza a cui i nostri ragazzi e i nostri bambini si sono dovuti abituare, e che affrontano ancora oggi, perché con le quarantene purtroppo circa il 60% delle classi oggi a Roma in questo momento sono in didattica a distanza, e quindi sono una realtà per i bambini, ma sono una realtà per gli insegnanti, perché insomma voi lo sapete meglio di me, insegnare in un metodo frontale dove si ha davanti una classe e si capisce anche che tipo di restituzione arriva da parte di chi ascolta non è la stessa cosa che utilizzare un computer. Però questo ci sta portando e ci deve portare a ragionare su dei nuovi modelli, sicuramente di stare insieme, dei nuovi modelli di lavoro, e sarà necessario smontare quell'idea di palazzone quando uno pensa per esempio a un'impresa, perché comunque si dovrà andare verso degli spazi magari di co-working diffusi sul territorio, quindi non più nel centro della città, considerando che uno, secondo il rapporto Istat a Roma, circa il 64% dei lavoratori impiegati nella pubblica amministrazione si sposta dalla periferia o dalla città metropolitana verso il centro. Quindi questo è un modello che comunque è poco sostenibile, ci porta smog, ci porta traffico, ci porta sicuramente un ingolfamento delle nostre arterie principali, e quindi questa può diventare un'occasione per ripensare proprio gli spazi, sicuramente delle periferie ma anche del centro stesso, che non saranno più un luogo dove ci si dirige per andare a lavorare, ma possono diventare molto altro. E così il lavoro agile è stato chiamato smart working, ma di fatto non lo è stato. E non lo è stato soprattutto per le donne, questo io ci tengo a sottolinearlo, perché donne, madri che tendenzialmente hanno lavori meno pagati o con contratti meno stabili, si sono ritrovati a casa per dover stare con i bambini o con i figli che stavano in didattica a distanza. Ma quello non è lavoro agile, quello è lavoro a casa, che è una cosa molto diversa. Invece noi dobbiamo andare verso un ripensamento dei modelli del lavoro, e la politica ha anche il dovere, diciamo, di governare questo tipo di cambiamento e aiutare le persone che hanno difficoltà ad affrontare questo cambiamento, ad assimilarlo, a viverlo e a comprenderlo. Oggi circa il 34% degli occupati sono in smart working, circa 7 milioni di lavoratori, di cui la gran parte del mondo privato, al nord e al sud più che al centro. Appunto, i nostri figli hanno imparato a convivere con la scuola, diciamo, sempre più digitale. Quindi, insomma, il mondo sta veramente cambiando.
Ma chi ha colpito soprattutto questa pandemia? Sicuramente ci ha colpito tutti, ma ci sono, a mio avviso, diciamo, due ambiti della popolazione che è stata maggiormente toccata e su cui noi dobbiamo ragionare. I più anziani, perché si sono trovati nella fase finale della loro vita a essere totalmente isolati dagli affetti più cari, e purtroppo di immagini tristi ne abbiamo viste tante, ma io penso molto anche ai giovani, agli adolescenti, che in quel momento in cui in quella fascia d'età dove si comincia la vita autonoma, la prima socialità, le prime uscite, le prime feste, in realtà si sono ritrovati dentro casa. I danni di questo saranno sicuramente purtroppo proiettati nel tempo, quindi il fatto che, come diceva prima la rettrice Polimeni, si stia investendo anche sul supporto psicologico per i ragazzi è sicuramente un fattore essenziale. Ed un altro elemento di ragionamento che io vorrei, diciamo, portare, perché può diventare la base, anche deve diventare la base anche di un confronto futuro, è quanto questa pandemia, il lockdown, abbia inciso sulla violenza sulle donne. I numeri sono aumentati, il fatto di trovarsi dentro casa purtroppo ha creato e ha slatentizzato delle situazioni che erano delle situazioni limite, e purtroppo sono aumentati i femminicidi e sono aumentate le violenze. Ecco, su questo anche penso che insieme, diciamo, amministrazione, università, tutto il mondo della formazione dobbiamo ragionare. Ieri abbiamo avuto un incontro con la rettrice, abbiamo cominciato a mettere i primi semi di questo, perché dalla scuola e dall'università, e quindi dal ruolo fondamentale degli insegnanti, proprio perché sono quotidianamente a contatto con i nostri figli, con i nostri ragazzi, io penso che passi tantissimo dell'evoluzione di una società che ancora fondamentalmente vede la donna come un oggetto, e quindi ha trovato purtroppo in una situazione come quella della pandemia e del lockdown un momento di fragilità ancora maggiore. Grazie e buon lavoro. Perché l'assessore Alfonsi di venire qui, perché la vostra alma mater è Sapienza, e quindi ci sembra così doveroso consegnarvi il PIN della nostra università, che mi pregerò di affiggere sulle vostre giacche. Bene, allora adesso io do la parola da remoto alla professoressa Maria Carmela Godi, che è la presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia, che purtroppo ha avuto un piccolo infortunio, quindi non ci ha potuto raggiungere in presenza, però spero stia bene, la ringrazio molto e gli do la parola. Grazie, io sono dispiaciuta di non poter essere lì in presenza con voi, ma le circostanze di questi due anni ci hanno abituato a queste presenze a distanza. Ringrazio quindi dell'opportunità di poterci essere comunque, dell'invito, il professor Tito Marci, il preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, e saluto la rettrice Polimeni, che ho avuto il piacere di ascoltare, e saluto la collega Marina Ciampi, che è l'autrice del documentario che stamattina si presenta in anteprima a Sapienza. La pandemia in questi anni ha rappresentato una vera sfida per la sociologia italiana. È iniziata come un'emergenza sanitaria, poi ha assunto i contorni di quello che ci siamo abituati a chiamare un vero e proprio fatto sociale globale. E durante il lockdown, scienza, expertise e senso comune sono stati coinvolti in una sorta di negoziazione sul significato di questa esperienza che si stava vivendo, e
che ha visto in qualche modo una serie di fasi in cui questo senso è stato negoziato. E una prima fase nella quale in qualche modo la scienza ha avuto l'onere di decodificare la situazione nella sua dimensione cruda, sociomateriale, e in cui l'andamento di quello che accadeva ci veniva comunicato attraverso i bollettini quotidiani della Protezione Civile, che scandivano il susseguirsi delle giornate con un bilancio terribile, fatto di numeri di contagiati, di ricoverati, di morti. E il senso comune contribuiva alla costruzione collettiva del significato dell'esperienza in corso, soprattutto attraverso quelle pratiche che ben sono documentate nel documentario che vedremo, appunto. Pratiche sociali di condivisione, nuovi rituali espressivi, di rassicurazione reciproca, di plastica rappresentazione di quell'idea di fratellanza di cui nel documentario parla la voce di Franco Ferraro. Nelle fasi successive, però, quando la diffusione del virus è sembrata rallentare, e prima che riprendesse nella maniera vigorosa in cui la stiamo vivendo in questi ultimi mesi, interpretazioni diverse, alternative di quello che stava accadendo, dei modi in cui si stava affrontando, hanno cominciato a trovare spazio e a contendere adesione e consenso alla definizione ufficiale della situazione. E queste diverse definizioni della situazione davano forma e concretezza alla consapevolezza crescente della contingenza per un verso e della diversità per un altro, delle condizioni preesistenti su cui la pandemia e il lockdown avevano prodotto il loro impatto, alla diversità degli universi di senso e alla diversità delle situazioni concrete, di quelle situazioni nelle quali il rimanere a casa si manifestava differenziando la situazione, e di questo si cercava una rielaborazione orientata a nuove progettualità e in qualche modo a futuri alternativi. Quello che il documentario rappresenta è il modo in cui lo sguardo sociologico trasforma la pandemia in una sorta di prisma attraverso cui si riflette la molteplicità, lo spettro molteplice delle dimensioni di senso con cui essa può essere letta. Quello che dal documentario emerge è la monumentalità dello spazio urbano di Roma svuotato della sua popolazione e la dimensione soverchiante della componente urbana rispetto alla componente umana che ne costituisce i flussi di movimento, i flussi di vita. Il silenzio di cui si parla, il silenzio forzato, come lo definisce Ferrarotti, segno di quella solitudine tremenda di cui lui parla,
quel silenzio diventa uno spazio all'interno del quale sentiamo in realtà irrompere suoni che in quella primavera del primo lockdown abbiamo risentito come non sentivamo da tempo, i suoni di una primavera che si manifestava attraverso la musica della natura, attraverso il canto o lo stornire degli uccelli. Il vuoto delle strade di Roma ci viene mostrato attraversato in solitudine dagli homeless, dai runner, dai riders, i senza tetto, le nuove figure da un lato di lavoratori che con la loro presenza fisica, con il loro movimento reale, hanno reso possibile quel ricorso al web, all'e-commerce, che è diventato massivo e che pure sono invece rimasti sulla scena urbana. Soli, poco visti. Così come soli e poco visti rappresentanti di quella alterità alla quale si chiedeva responsabilità, quella responsabilità che nel video viene richiamata, la responsabilità a cui viene restituita la capacità di costruire solidarietà mostrando il senso di appartenenza a una collettività che non si manifesta più attraverso l'obbedienza a norme diventate routinarie, ma che riscopre una nuova forma di legittimazione proprio nel riconoscimento della responsabilità dell'altro, dell'altro come responsabile. I runner, vi ricordate, erano diventati il simbolo, per un verso, della richiesta a ciascuno di agire responsabilmente, dall'altro i potenziali capri espiatori di una identificazione di un mancato esercizio di quella responsabilità. Nel video e nel documentario che rappresenta visualmente di fatto una parte di una vera e propria inchiesta sociologica, emerge una capacità della sociologia di costruire attraverso il proprio sguardo una diversa lettura, una lettura dall'alto, in qualche modo qui rappresentata da quella che viene affidata ai droni, una lettura dall'alto di ciò che ciascuno nel proprio angolo visuale non riesce a cogliere e di cui ha invece l'esigenza forte
di trovare rappresentazione. La sociologia glielo restituisce, restituisce attraverso questo sguardo che è capace di poggiarsi con leggerezza anche sulla monumentalità di quella città eterna che visibilmente mostra questa sua dimensione, questa sua presenza che appare, come dice Ferrarotti, nel tempo ma al tempo stesso fuori dal tempo, attraverso la immobilità che plasticamente restituisce quel fermo totale che il lockdown ha prodotto, ma al tempo stesso quello sguardo continuamente ci interroga, così come nel documentario vengono interrogati i testimoni privilegiati che dai loro angoli visuali specifici ci restituiscono i modi in cui si è reinventato, ricostruito un framing per attività che non potevano essere condotte come sempre, ma che venivano reinventate. Maria Carmela, tutto questo, sì, tutto sì, questo ecco, c'è. Sì, se puoi stringere i saluti, perché se no abbiamo tempo. Ti ringrazio. Nel documentario, con una modalità attraverso cui la sociologia diventa capace di restituire parte di questo sguardo a un pubblico ampio, differenziandosi da un semplice reportage e restituendo, oltre che appunto sguardi, interrogativi a partire dai quali nuove dimensioni di senso possono riemergere e diventare progetto di futuro. Grazie ancora e buona visione. Grazie. Sono io a dover concludere gli indirizzi di saluto, quindi sarò molto breve. Ovviamente devo ringraziare tutti quanti, chi ha parlato, la rettrice, ringrazio gli studenti che sono qui, le autorità, ringrazio la mia facoltà, i direttori, tutti quelli che hanno anche contribuito a organizzare questo evento, perché questo evento si inserisce nel convegno che continuerà oggi pomeriggio nella sala congressi di via, nel centro congressi di via Salaria, oggi pomeriggio e domani mattina, che si intitola appunto Voci e sguardi sulla città, interpretazione a confronto. Allora, io ci tenevo molto ad aprire questo convegno con questo documentario. Io ringrazio Marina Ciampi e Carlo Boni, il regista, li ho stressati in questi giorni per far chiudere immediatamente questo documentario, perché tenevo proprio che un documentario che parla di Roma aprisse un convegno appunto dedicato alla città e analizzato nelle sue diverse forme. Perché era importante per me? Perché questo documentario ha un valore simbolico, un valore emotivo, un valore scientifico e sociologico, rimanda, dico due cose appunto, a un momento iniziale della sociologia, cioè la sociologia nasce per rendere visibile ciò che non si vede, che erano in quel caso, ecco, ne parlava Conte, il fondatore, quando diceva appunto vedere per prevedere, bisogna comprendere, vedere ciò che non è immediatamente visibile per renderlo appunto palese, per capire la condizione dell'uomo all'interno di rapporti, di tessuti che non si possono immediatamente vedere. Ecco, il documentario forse fa questo, parla e rende visibile un'assenza. L'assenza ha uno statuto paradossale, noi non possiamo non chiamarla al presente, non ha una sua fenomenologia paradossale. La possiamo solamente sentire nella misura in cui la portiamo in presenza. E Roma è vista così nel documentario, ha una sua voce nascosta che diventa palese nel momento stesso in cui quel luogo comune, Roma Caput Mundi, Roma la città eterna, nel suo appunto luogo comune è privato della sua comunità. Ecco, quindi questo documentario è un atto d'amore per Roma.
è qualcosa che, come ho detto all'inizio, mi rende orgoglioso di essere preside di questa facoltà e sono molto contento appunto di poter aprire con questo documentario il nostro convegno. Grazie e do subito la parola alla professoressa Marina Ciampi per l'introduzione al documentario. Grazie. Vi rassicuro, sarò breve. Ovviamente mi unisco però a dei ringraziamenti che sono doverosi, ma soprattutto sentiti. A voi che avete sfidato il picco pandemico, comunque con un picco di presenze inaspettato, e questo penso che sia un momento importante per il nostro Ateneo e soprattutto per la comunità studentesca. Io ringrazio veramente la rettrice per l'entusiasmo e soprattutto l'interesse con cui ha accolto subito la possibilità di proiettare questo documentario nell'aula, nella sala più prestigiosa e nel luogo che è rappresentativo della comunità accademica a cui appartengo. I miei ringraziamenti vanno anche alla professoressa Godi per la partecipazione e la sensibilità nei confronti di ricerche che sono sempre state definite non standard, proprio per l'utilizzo degli strumenti audiovisivi, quindi la ringrazio anche per il suo discorso approfondito rispetto ai contenuti del documentario, e grazie anche chiaramente al preside che ha visto nascere questo lavoro e lo ha sostenuto fin dall'inizio e ne è anche parte integrante. Grazie anche chiaramente al direttore del mio dipartimento che conosce e sostiene i miei interessi di ricerca inerenti alla sociologia visuale. Io sarò brevissima, volevo solo raccontarvi che questo documentario è nato da un'esigenza, quella di testimoniare, documentare, che sono poi le parole che ho acquisito attraverso gli studi dei libri del professor Ferrarotti, mediante uno sguardo che si avvale degli strumenti audiovisivi, un momento totalmente straordinario, proprio nel senso letterale del termine, per la città di Roma e per noi come collettività. E quindi nasce da un'esigenza, quella di approfondire, osservare Roma che era piombata improvvisamente nel silenzio e che sembrava quasi calata in una dimensione metafisica. Quindi ho chiesto il supporto preziosissimo del mio collega, il regista Carlo Boni. Ci siamo calati in questo deserto urbano e la sensazione un po' tragica, devo dire, è che Roma in questo silenzio e in questa dimensione così sospesa è riuscita a far parlare di sé, della sua bellezza, come dicevano anche le persone che mi hanno preceduto negli interventi. E quindi è riuscita a manifestarsi in tutta la sua loquace bellezza, attraverso la sua storia, le sue architetture, la sua arte. Quindi Roma probabilmente non ha patito l'assenza dei suoi abitanti, sono i suoi abitanti che hanno patito l'assenza della vita sociale, del quotidiano, di tutta quella che è l'elasticità delle relazioni che si svolgono chiaramente anche nello spazio urbano. Quindi siamo partiti da quelle immagini della città di Roma, ma poi come sociologa ho sentito il bisogno di registrare non solo il silenzio, non solo la sospensione, ma anche le voci di testimoni privilegiati, come appunto aveva detto anche prima la rettrice. Io voglio soltanto ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questo documentario e sono stati preziosissimi i discorsi con il professor Ferrarotti, che devo dire un po' tormentato con delle lunghe interviste telefoniche, ma sono state preziose e illuminanti e soprattutto a supporto della mia prospettiva di ricerca. Il documentario è dedicato alla professoressa Macioti, che è stata una docente della nostra facoltà, recentemente scomparsa, e quindi io lascio la parola al video. Penso che siano state dette molte cose interessanti, quindi non voglio assolutamente rubare altro tempo. Grazie.
Grazie, quindi noi ci possiamo sedere per vedere finalmente il documentario. Addirittura è una condanna biblica, infatti ha qualche cosa di misterioso, di divino, di apocalittico, di biblico, benissimo, ma ci fa anche dei regali. I doni del virus sono la grande solitudine, la musica del silenzio, la conversazione con noi stessi, il ritorno alla vita interiore. Questa solitudine nello stesso tempo costa lacrime e sangue a molte persone, a molte famiglie. Non solo, ma quel formicolio umano che caratterizza la vita urbana, che cos'è? È anche il procacciarsi dei mezzi di sussistenza. Molte persone, soprattutto in Italia e soprattutto in città come Roma, molte persone che si sono guadagnate da vivere nell'economia chiamata sommersa, per chi non la vuol vedere, più che mai visibile, oggi, proprio in questo momento, non possono neppure accettare, ricevere l'elemosina statale, non possono forse neppure avere il minimo per comprarsi il pane, il latte, le cose essenziali per sé, per i bambini, per la vita. Questo è un aspetto tragico, non è soltanto sofferenza. Questa è quotidiana tortura. Esiste una fondamentale unitarietà della famiglia umana. La famiglia umana è fondamentalmente, nonostante le differenze religiose, linguistiche, politiche, economiche, è in fondo una unità fondamentale. Non, nessuno può salvarsi da solo. Dobbiamo salvarci tutti insieme oppure dovremo necessariamente, inevitabilmente, perire. L'Italia ha delle risorse, di energia, ma soprattutto di inventività vitale, non solo artistica, proprio ha una capacità di autoproporsi, ha una capacità di trasformarsi negli aspetti deteriori, è una capacità buffonesca, ma negli aspetti resi seri, tragici, delle grandi crisi, dei grandi traumi, guerre mondiali, devastazioni, occupazioni per essere liberati, bombardamenti aerei, tutto questo però ha una capacità enorme di farsi rivivere. In questo senso mi pare una delle poche cose buone forse dette e scritte dal poeta detta della Terza Italia, che a me non piace molto, che è troppo stentoreo, Giosuè Carducci, ita la gente dalle molte vite.
Allora, adesso sì, chiamiamo al tavolo il professor Ferrarotti e il professor Favero, e abbiamo in collegamento il professor Cavallaro. Allora, vi potete accomodare. Allora, senza che vi presenti Franco Ferrarotti, qualunque cosa posso dire lo sminuirebbe, è la sociologia, la prima cattedra di sociologia in Italia. Ne avete sentito la forza e la potenza evocativa anche in questo documentario. Vi prego quindi di accomodarvi e gli do subito la parola. Grazie veramente, professore, per onorarci così anche la nostra facoltà. Grazie. Magnifica rettrice, illustri colleghi, cari studenti e care studentesse, signore e signori, qui abbiamo assistito in questi attimi a un documentario che più che un documentario, è una sorta di squarcio di vita. E mi domandavo, ma che cos'è Roma? Cosa sono questi monumenti? Chi di voi conosce Barcellona? C'è il parco, il barrio gotico, ma separato. Ciò che mi sembra straordinario di Roma è che questo documentario, per cui io non cesso di ringraziare Marina Ciampi e Carlo Boni, anche nel ricordo della mia fedele, leale, straordinaria collaboratrice, assistente per molti anni, Maria Immacolata Maciotti. Ciò che però mi sembra straordinario, questa eterna città che è nello stesso tempo capitale dell'effimero. E vi prego di notare, mi sembra evidente, il grande valore di questo documentario forse risiede in questa lezione: Roma è la simbiosi della storia e del quotidiano, la storia vissuta come quotidiana esperienza. Rione Monti, via degli Zingari, via del Boschetto, no, non i grandi monumenti, la macchina per scrivere, l'altare della pace, no, ma qualche cosa di più quotidiano, di immediato, che non si escludono. In questo senso Roma è straordinaria. La critichiamo, io poi, in un libro sulle borgate romane, uno dei primissimi, ho osato insistere con Vito La Terza, il mio compianto amico editore, per un titolo che lui non voleva: Roma da capitale a periferia. No, ma la periferia non è più periferica! Il centro è ovunque, questo è importante. Ed è anche la lezione di questa crisi in cui siamo immersi, la viviamo giorno per giorno con restrizioni continue, ma questa crisi è piena di insegnamento. La crisi fa soffrire, squarcia. Io mando, e sono certo che in questo siamo tutti d'accordo, la nostra condoglianza a tutte le famiglie che hanno sofferto e soffrono per questa crisi. Ma la crisi ha una funzione epifanica. La crisi rivela che cosa? Primo, il senso del limite. Credevamo ormai di essere alla vigilia di un'età dell'oro. 200 società multinazionali avevano in mano il pianeta, scavavano, trivellavano, saccheggiavano e se ne andavano. Si sviluppava la globalizzazione puramente commerciale, ma no, questa crisi ci dice che un'economia potente di mercato rischia di tradursi in società di mercato, cioè in non società. Questa crisi quindi è importante. Questa crisi ci ha insegnato il senso del limite, questo senso dell'apeiron, l'illimitato, la paura delle colonne d'Ercole, che noi dovremmo sempre ricordare sulla base dell'insegnamento dei classici dell'età greco-romana, di cui siamo figli, indegni, forse indegni figli,
di questa grande lezione classica greco-romana, il timore, la paura dell'apeiron, l'illimitato, il senso del limite. Il senso del limite che manca totalmente alla informazione elettronica è la tecnica è un valore, è un valore. Beh, questa crisi ci dice che è un valore strumentale, non finale. Perché? Beh, perché la tecnica non ci dice da dove veniamo, dove siamo, dove andiamo. La tecnica può controllare l'esattezza delle proprie operazioni interne, secondo le istruzioni per l'uso, ma la tecnica è una perfezione priva di scopo. È una società come la nostra che abbia assunto, adottato il progresso tecnico, l'innovazione tecnologica come principio guida è destinata ad essere disorientata, ansiogena, frettolosa, non ha tempo per niente, va dove corre, ma come il viaggiatore di Marco Aurelio ha dimenticato lo scopo del viaggio lungo la via. Noi dobbiamo, sulla base di questa crisi finirà, qualcuno dice che sta finendo, non lo so, ma finirà. Io ho vissuto, ho avuto la grande fortuna di vivere, non vorrei essere preso per un masochista, ma ho avuto la grande fortuna di vivere attraverso la guerra ufficiale, la guerra guerreggiata, poi la guerra fratricida, poi la resistenza. E dopo, in meno di 30 anni, fra il 50 e l'80, questo paese agricolo, rurale, artigianale, da secoli, da 30 secoli, questa è l'età di Roma, del resto, questo paese diventa, in 30 anni, compie una rivoluzione industriale che in Inghilterra ha impiegato poco meno di 2 secoli. Io credo che terminata questa crisi tremenda, non solo avremo riscoperto il senso del limite, non solo avremo capito che la tecnica è importante, però non ha l'informazione elettronica è rapida, ma non consente la riflessione pacata, non ha la critica delle fonti, non ha la consecutio temporum, non rispetta i tempi umani. Noi impariamo da questa crisi. Ci vogliono pur sempre 9 mesi per procreare un bambino e che forse gli esseri umani non sono nati per vivere alla velocità della luce. Noi riscopriamo l'umanità profonda degli esseri umani. E questo credo che ci rassicura. Ci sarà, al termine di questa crisi tremenda, veramente planetaria, che ci coinvolge tutti, ci sarà un rimbalzo di vitalità anche per l'Italia, soprattutto per l'Italia, anche dal punto di vista demografico, come nell'immediato dopoguerra, in una generazione abbiamo trasformato il paese, un paese agricolo rurale, depresso, tecnicamente arretrato, che diventa una delle 6-7 grandi potenze industriali del mondo di oggi. Io credo che questa speranza ci deve in qualche modo aiutare ad andare avanti, riscoprire insieme col senso del limite l'unità fondamentale di tutti gli esseri umani e riscoprire questa nostra straordinaria città. Io ringrazio Carlo Boni, quei panorami di Roma spoglia. I monumenti di Roma vivono la quotidianità dei romani. Questa è l'unica città al mondo in cui abbiamo la simbiosi fra storia e quotidiano. I monumenti non sono monumentali, noi ci passiamo il foro romano, cioè, ci passiamo giorno per giorno, sono fatti nostri. Come diceva un poeta romanesco, Pascarella, sono affari di famiglia. Molte grazie, Presidente. Grazie veramente, veramente grazie. Allora,
Do la parola adesso invece in collegamento al professor Renato Cavallaro, professore Sapienza, che mi piace ricordare anche per il suo taglio analitico legato alla dimensione qualitativa, e quindi sono molto contento che anche lui potrà intervenire per dire delle sue parole a proposito di questo documentario. Grazie. Sono in linea? Sì, ci sei. Ok. Intanto sono molto addolorato per non poter essere presente fisicamente alla proiezione di questo interessante documentario, mi scuso con tutti. E purtroppo l'assenza è stata suggerita dal mio medico per ragioni cautelative sugli assembramenti per via di questa pandemia che pare si stia ammorbidendo, stia finendo. E ringrazio ovviamente il professor Tito Marci, il preside della facoltà, per avermi ospitato nella sua stanza da cui sto parlando. Innanzitutto esprimo i miei complimenti alla professoressa Marina Ciampi per questa sua idea intensamente legata alla sociologia visuale, una disciplina che lei insegna e che da moltissimo tempo pratica. Ovviamente un plauso deve essere dato anche alla sapiente regia di Carlo Boni per questo suggestivo filmato che ha costruito. Mi fa inoltre molto piacere ricordare proprio in questa sede che nel primo decennio di questo terzo millennio, proprio con la professoressa Ciampi, insieme ad altri suoi giovani colleghi di allora, abbiamo fatto assieme molte esperienze di ricerca empirica applicata. Abbiamo infatti avuto diverse occasioni per sperimentare proficuamente sul campo, insieme ai nostri studenti, tecniche e modelli di analisi sociologica con la fotografia e con filmati sociologicamente orientati. E in queste occasioni abbiamo adoperato sia le video interviste che la raccolta di racconti biografici. In altri termini, in queste occasioni di ricerca cercavamo di catturare immagini capaci di suscitare una sorta di attività di tipo linguistico. Il nostro intento, in altri termini, era quello di costruire una sociologia visuale che facesse percepire non solo il valore poetico delle immagini, quanto la forza che si esprime nel suscitare la consapevolezza del fatto sociale. È così, infatti, che l'immagine diviene un essere nuovo del linguaggio, ed è su questo tema dell'immagine e del suo significato che tra i diversi libri che ho avuto occasione di leggere nel corso di questa pandemia mi fa piacere ricordare un volume del costituzionalista, di un costituzionalista che è mio amico dell'Università di Urbino dove insegna e che ha pubblicato recentemente un volume sulla pandemia dal titolo Post-pandemia, pensieri metagiuridici. In questo lavoro dal taglio fortemente socio-giuridico, Antonio Cantaro, così si chiama il mio amico, ricorda il ruolo della fotografia, citando il pittore e lo scultore francese, Jean-Léon Gérôme, che è autore di un dipinto famoso, La verità esce dal pozzo, dove si vede una donna nuda che esce da un pozzo e che si guarda attorno sbigottita ed attonita. E a questa metafora Cantaro assegna il ruolo che l'immagine, sia quella fotografica sia quella filmica, devono assolutamente possedere. Ora, in relazione a questo documentario, devo sottolineare che il filmato mi ha visivamente catturato con le sue immagini, proprio nel mostrare questo spazio immenso di una città completamente svuotata dal movimento fluido delle persone che invece avrebbero dovuto animarla. Ed è questo forse il segnale visivo che ci fa immediatamente comprendere di trovarci dinanzi ad un evento assolutamente eccezionale. Si è trattato di un'emozione, di una suggestione molto intense per quanto mi riguarda, legate alle immagini di una Roma quasi insolente nella sua straordinaria bellezza, ma anche si tratta di immagini fortemente inquietanti, di una città cioè avvolta e aggredita da un immenso vuoto, una città da cui rampolla quasi una sorta di tempo sospeso. E poi, come ricordava anche Ferragotti, il diffuso silenzio. Sì, questo silenzio apocalittico che rende l'individuo vulnerabile alle paure e che può lasciarlo quasi in balia dei suoi demoni. E per questo motivo il silenzio può diventare, come dice Wittgenstein, anche quell'aspetto che limita il non conosciuto, ossia tutto ciò che si ignora e che genera paura. Confesso che quando mi è stato inviato ho visto e rivisto questo documentario varie volte. Inizialmente mi sono smarrito nella visione delle strade e delle piazze, tutte completamente deserte, e di palazzi che sembravano abbandonati. E queste immagini si riferiscono a tutti quei luoghi che invece io, spessissimo,
ho frequentato da convitto flaneur, vagando quasi oziosamente, senza alcuna fretta, in molti itinerari che proprio il documentario mostra. Osservare invece questa rarefazione verso lo zero della presenza umana, addirittura la totale assenza del traffico, tipico segnale di una grande città metropolitana e da cui Roma è perennemente afflitta, e vedere le saracinesche chiuse dei negozi, beh, tutto questo mi ha provocato quasi un'alterazione della percezione della realtà, ossia dell'alternanza ritmica giorno-notte. Mi è sembrato quasi, in certi momenti, di essere immersi e di trovarmi in una profonda notte segnata dall'immobilità e dal vuoto, mentre poi si rimane frastornati invece per la luce intensa del giorno. E poi si intravedono invece questi tentativi ingenui delle persone per cercare di superare in qualche modo la solitudine forzata, l'isolamento, facendo anche emergere, quasi dagli abissi dell'inconscio, il desiderio, oserei dire l'ansia, per riscoprire nuovamente il ruolo dell'alter, di un altro individuo, la cui presenza è la sola che può fare scattare i complessi meccanismi interattivi della socialità. Traspare in altri termini, come Ferrarotti ha sottolineato da questo filmato, il desiderio profondo di ritrovare, insomma, quel contatto umano tra persone in cui ciascuno, in quanto individuo, può ritrovare l'idea di communitas e soprattutto quello di humanitas, un'idea che sembra, in taluni momenti, essersi smarrita, se non addirittura perduta. Grazie. Ho concluso. Grazie veramente, e adesso do la parola a Paolo Favero, professore all'Università di Anversa, antropologo, teorico delle culture visive e documentarista. Quindi do la parola a lui, sono molto contento che possa intervenire su questo documentario. Grazie. Grazie soprattutto per l'invito, Carlo, Marina, professor Marci. Bello, un onore essere seduto qua. E mi accorgo che ho scritto una Bibbia, che è ovviamente fuori luogo data la brevità degli interventi che mi hanno preceduto, e soprattutto dato il ritardo, per cui cercherò di riassumerlo. La mia prospettiva, quando ho visto questo documentario, è quella di un ricercatore che al momento che è scoppiato Covid era in India. E in India Covid è stato vissuto in una maniera molto diversa da come è stata vissuta qua in Europa e dalle immagini che io ho visto su Roma. Delhi, la città dove io lavoro, io stavo lavorando con persone che si preparano all'ultimo passaggio, alla morte, per cui persone che vivono nei shelters e case di riposo. Lavorando soprattutto col rapporto tra l'estetica e questa sorta di contemplazione della morte, con gli strumenti visivi, come fa Marina, insomma, utilizzando proprio le immagini, il suono. Io stesso lavoro, come raccontavo a Carlo, con droni, proprio come un modo per mediare il mio rapporto col mondo che studio. In India eravamo a livello del paradosso, nel senso, in India c'è una convivenza con la morte quotidiana, legata a fattori demografici, eccetera, eccetera, ma soprattutto legata anche a fattori ambientali. Le mascherine che noi adesso utilizziamo ancora con un po' di perplessità, in India sono materia di vita quotidiana da molti anni, dati gli altissimi livelli di inquinamento. Ci sono costanti periodi dell'anno dove i bambini non possono uscire di casa, non solo non andare a scuola, non possono andare nel giardino, nel balcone, proprio per la alta quantità di PMD. Per cui quando è scoppiato Covid, tra l'inquinamento, conflitti causati da una nuova legge sulla cittadinanza voluta dal primo ministro indiano, che ha marginalizzato ulteriormente la comunità musulmana, trovarci in un fine settimana a vedere i dibattiti sulla Diamond Cruise, la Diamond Princess, con 700 casi di Covid, quando 53 persone nello stesso fine settimana erano stati uccisi nel quartiere vicino al mio, ha creato una situazione di paradosso. Un cortocircuito, direi, che il vostro documentario mi ha risvegliato, mi ha fatto ricordare. Io due cose, quando ho guardato il documentario, tra l'altro in una versione cruda, in raw, senza contrasti, l'ho fatto rimbalzare addosso a me in maniera molto viscerale, vedendo le memorie che mi ricordava.
e volevo solo condividere due pensieri che credo sono stati cristallizzati dalle immagini, dai discorsi del professor Ferrarotti. Uno è l'importanza che il possibile appiattimento, spero ci sia stato, tra cittadini che vivono la loro vita in rapporti diretti, mediati da una quotidianità fisica, e altre persone, soprattutto migranti, che questa possibilità non ce l'hanno. Migranti, cittadini in transizioni di diversi tipi, tra cui includo anche me stesso, per cui per me quando sono andato via da Delhi, sono finito a Vienna, poi sono tornato a casa mia ad Anversa, i miei rapporti col professor Marci rimangono uguali, e WhatsApp. E per molti di noi questa è normalità, e in qualche modo c'è stata questa, spero, sorta di apertura verso alla comprensione di che cosa vuol dire. Ci sono dibattiti a volte che mi lasciano scandalizzato sul come si vedono immigrati avere cellulari e si utilizza questo argomento per dire vedi non abbiamo bisogno di aiutare. E invece la comunicazione, così come l'umanità deve essere vista come un diritto, la comunicazione digitale o non deve anche essere vista come un diritto. Un cellulare oggi è come un paio di scarpe. Internet è un bene pubblico, è come l'aria che respiriamo, come l'acqua che deve uscire dal rubinetto. Ha complicanze di multinazionali, non dobbiamo essere ciechi per quella realtà e come viene utilizzato il materiale che facciamo circolare, però non dobbiamo lottare proprio per questo, per questa libertà di comunicazione e per imporlo come un diritto di comunicazione, accettando il fatto che noi viviamo in costante mediazione. Le vecchie distinzioni tra l'analogico, il digitale, il reale, il virtuale, oggi non hanno senso, la nostra realtà è a tutti gli effetti espansa e non è il caso di appoggiarsi su un'analisi delle nuove tecnologie, bensì di riflettere all'indietro pensando che anche gli occhiali sono una tecnologia visiva, così come una telecamera, così come il drone è un occhio distaccato, l'occhio stesso è una tecnologia, la pelle è una tecnologia di mediazione. Quindi noi viviamo comunque in un mondo di mediazioni, i vestiti sono una forma di mediazione. Il digitale è diventato una nostra parte, dobbiamo sfruttarlo proprio a modo di imporlo come un diritto. Volevo mettere un'ultima nota. Il lavorare con le immagini nel contesto della ricerca sociale non è assolutamente nulla di nuovo. Io reagisco sempre un po' quando sento la parola sperimentale. L'antropologia è nata con la telecamera. La sociologia praticamente anche perché la differenza è poco lì, però si è imposta un pochino dopo. Però certo che l'importanza di lavorare con le immagini su contenuti sociali ha a che fare non soltanto con la possibilità di utilizzare un documentario come questo per comunicare un sapere che si è già ottenuto in altri modi e si è già confezionato, ma invece è proprio uno strumento per capire, per entrare nel mondo, per stare nel mondo. Questo documentario fa questo, l'effetto che ha avuto su di me è che mi porta a costruire il mio significato, non mi offre un significato. Questa è l'importanza del lavoro visivo. Il lavoro visivo è una sorta di autostrada anche per una realtà più viscerale, più corporale, meno linguistica. Un'immagine lasciata sospesa, senza commento verbale, permette polifonia. E noi questa polifonia dobbiamo andare a cercare e oggi le tecnologie come il drone permettono di creare qualcosa di nuovo. E sul drone, arrotondo e chiudo, il mio fascino per l'utilizzo dei droni in un contesto di documentario è che offre un occhio distaccato molto particolare, che non è soltanto l'occhio distaccato dall'alto, non è una prospettiva aerea pura. Il drone è guidato da terra, mentre noi stiamo su, è un legame tra terra e cielo. E soprattutto ci contestualizza. Io ho inserito il mio utilizzo nel drone come un prolungamento della catena degli elementi. Tornando e concludendo sulla mia ricerca in India, nell'atto di morire, nella filosofia indù, buddista, gli elementi spariscono uno a uno, no? Il fuoco, l'aria l'ultima, l'acqua, la terra. Quello che rimane, che ci porta, nel caso del buddismo tibetano, nel bardo, o nel caso dell'induismo alla congiunzione con lo spirito universale, è l'etere, è la spazialità. Per me il drone è questo, è una sorta di coscienza volumetrica che ci porta in alto ma ci fa vedere noi stessi ancorati nel mondo in cui stiamo. Non riusciamo a scappare dall'immagine di un drone, noi siamo parte di ciò che vediamo e ci spostiamo da essere soggetti a oggetti, siamo un soggetto vedente che contempla noi stessi come oggetto.
Questo è il grande contributo che questo documentario ha fatto su di me. Mi ha reinserito come oggetto dentro una storia quasi dimenticata. Un documentario, secondo me, deve fare questo e voi l'avete fatto. Complimenti. Grazie, Paolo. Grazie, veramente. E abbiamo finito. Io ringrazio tutti e vi do appuntamento però oggi pomeriggio alle 2:30 al Centro Congressi di Via Salaria, dove proseguirà appunto il convegno che oggi abbiamo inaugurato qui in Aula Magna. Ringrazio tutti quanti e niente, grazie.